con la Russia. Io spero, dato che la vicenda nasce dalla storia ucraina e dal conflitto e l'invasione russa in Ucraina, che si possa nell'accordo, nel tavolo di Minsk, come viene chiamato, tra paesi europei e Russia, trovare una soluzione politica, come noi ci siamo sempre augurati, cioè le sanzioni erano uno strumento per raggiungere un accordo politico. E io credo che il mondo post-Covid debba tornare a sedersi al tavolo, negoziare e discutere delle soluzioni che soprattutto facciano finire i conflitti come in Ucraina. Quindi si potrebbero anche superare le sanzioni o lei è assolutamente contrario? No, io penso che bisogna innanzitutto fare un accordo per il bene dell'Ucraina e per il bene del rapporto tra Russia e Unione Europea. Fatti gli accordi, ovviamente le sanzioni scompaiono.